Mister Cappellacci, una vittoria importante soprattutto perché, tra virgolette, fa dimenticare gli ultimi secondi della gara di Ascoli e soprattutto perché bisognava ripartire col piede giusto per continuare a dar fastidio alle due di testa. Sì, soprattutto perché venivamo da un periodo dove i gol si prendevano, continuavamo a farne pochi, ci siamo fatti recuperare più volte e quindi, sai, con la classifica poi che ti allontana da quello che è un tuo obiettivo, insomma, ci stava un po' di tensione, dai, oggi nella partita, quindi sono stato anche sorpreso da come abbiamo fatto il primo tempo. Uno dei migliori della tua gestione, mister, lo possiamo dire? Sì, forse sì, avevamo cambiato qualcosina, quindi c'era anche il dubbio che potesse creare altre problematiche alla squadra dopo questi risultati ultimi che non andavano. Invece si sono comportati bene. Il secondo tempo male, molto male, perché avevamo anche parlato del discorso che la partita bisognava ripiarla con cattiveria e magari giocare per fare il terzo gol. Invece siamo ripartiti con un atteggiamento che non va bene e poi quando fai cose non giuste è giusto pure che pigli gol in una maniera, diciamo, anche qui un gol strano per noi perché abbiamo magari tanti difetti ma alcune qualità ce l'abbiamo e stiamo prendendo gol su quelle che sono state le nostre qualità, diciamo, fino a poco tempo fa e niente, quindi poi la partita, insomma, è stata un po' sofferta. Insomma, non è che si è rischiato tantissimo, però sempre con una grande tensione nella parte finale. Mister, scelte tra virgolette direi a sorpresa, perché con Bellardinelli che è tornato a destra a fare il braccetto, Giulio Dori più largo a destra, insomma ha rivisitato un po' la sua formazione che ha secondo me alcune certezze, Angiulli lì in mezzo con Del Pinto. In base al mio parere dovrebbero starci sempre e fortunatamente è arrivato il gol di Marchegiani che sotto l'aspetto mentale speriamo si sia sbloccato. Sì, Marchegiani non ha mai dato sensazione che fosse un giocatore che non poteva fare gol. Purtroppo le nostre caratteristiche mal si sposano con quelle che sono le sue. Lui ha bisogno di un certo tipo di alcune soluzioni che noi onestamente non abbiamo, anche per le individualità che abbiamo davanti, gente, insomma, ecco, come Banegas, come Alessandro, come, ecco, può essere Piscitella, comunque gente che, insomma, è individualista in fondo, no? E lui avrebbe bisogno di un giocatore come me che gli mette la palla a gol, ma non è vero, sto scherzando. Sono contento per lui. Parla di te il curriculum, no, infatti ne facevo fare. Sono contento per lui e quindi oggi era una partita che mi dispiace aver fatto un secondo tempo in questa maniera, però io che vivo un po' lo spogliatoio dico che ci poteva stare, anzi pensavo che di cominciare male e magari finire meglio nel secondo tempo, anche perché avevamo tanti giocatori fuori che potevano darci una grande mano, invece la partita va sempre al contrario come penso. A proposito del vivere lo spogliatoio, come si resetta quello che è successo al minuto 13 per il bene dell'Aquila? La nota positiva è che nessuno vuole uscire per dare aiuto ai rossoblù, dall'altra parte un mister deve fare le scelte anche, passami il termine, impopolari. Ecco, da martedì Banegas e Roberto Cappellacci come ripartono? Niente, prima facciamo la scazzottata e dopo se ne parla. Per il momento il primo round l'avete fatto in campo. Sì, dai, sono cose dove l'errore principale l'ho fatto io, perché magari potevo capire che lui, rosicone com'è, è comunque abituato a fare gol, un paio di partite non faceva gol, quindi immagino quanto ci possa tenere un giocatore che vive per quello, però insomma, dai. Un concorso di colpa, vogliamo dire così. Perché pure lui deve portare rispetto ai suoi compagni, che in quel momento non avevano un Banegas come eravamo abituati a vederlo e che è stato sostituito e entrava un altro giocatore. Infatti quando ci siamo avvicinati non era per fare polemiche, era solo perché volevo sapere per quale motivo stava tirando alla lunga questa protesta, diciamo. Con un atteggiamento che non è da lui come non è da me magari avvicinarmi a malo modo, ma d'altronde siamo di paesi vicini, quindi lui è un argentino, gli argentini mi fanno
una grande simpatia, quindi gli voglio bene comunque. Mister, prima di lasciarti ai colleghi, quello di oggi è un modulo a livello tattico da poter riproporre? Sei rimasto soddisfatto malgrado il secondo tempo? Cioè si può cominciare a lavorare dal primo tempo e ovviamente anche dai minuti restanti se si deve correggere qualcosa? Ma noi è un po' di tempo che stiamo cercando di provare a trovare qualche soluzione che ci permette di essere magari, ecco, magari meno bravi dal punto di vista del fraseggio, però magari cambiare qualcosa per poter essere più pericolosi davanti. In questa maniera oggi lo siamo stati, poi non so se lo saremo successivamente, ma di sicuro oggi si è fatto bene, quindi ci può stare che tiriamo avanti così. Ma dipende anche dai giocatori, da quello che ti danno i giocatori, perché a volte sono dei giocatori che stanno bene e ti puoi permettere di fare alcune cose, altre volte che devi fare di necessità virtù. Grazie mister, in bocca al lupo.